Kiwi, kiwi, mio salvatore, trasformati in un integratore. Oh, in realtà succede, ma non così. Capita anche a voi di sentire che le giornate sono sempre più impacchettate di cose da fare? Se non adottiamo una strategia per avere abbastanza energia, partiamo già fiacchi al mattino e arriviamo stanchi alla sera. È così anche per voi? Già, la vita è sempre più impegnativa e complicata per tutti. Chi lavora in ufficio, chi è in carriera e deve dimostrare di essere sempre il più bravo, chi è mamma e cura i figli e trascura se stessa, vero? Seguiamo ritmi innaturali, viviamo in ambienti innaturali e mangiamo cibo innaturale. Come possiamo pensare di stare bene ed essere pieni di energia? Per questo da tanti anni spiego come trasformare il cibo in una vera risorsa di salute e di energia. L'alimentazione oggi non può più essere casuale o dettata dal gusto o dalle abitudini familiari che provengono da un mondo che non esiste più. Ora vi spiego come iniziare a seguire una strategia alimentare, semplicemente introducendo ogni giorno 5 alimenti, buoni, facili da reperire, apparentemente comuni, ma con una marcia in più. Ognuno va inserito in uno dei pasti della giornata. Ecco quali sono, quando e come mangiarli. Mandorle al mattino a colazione. Chi di voi fa colazione al mattino e chi invece la salta quasi sempre? Iniziate la vostra giornata con una buona colazione, seguendo i consigli che trovate in questo video. E inserite anche delle mandorle. È una buona strategia perché hanno diverse proprietà. Danno tantissima energia perché sono ricche di calcio, magnesio, ferro e vitamine. Contengono tirosina e triptofano, due amminoacidi che stimolano i neurotrasmettitori responsabili del buon umore. Inoltre sono ricche di grassi buoni che danno sazietà e salute allo stesso tempo. Forniscono ferro e calcio subito biodisponibili. Bastano 6 mandorle per affrontare la giornata al top. La giornata avanza e servono rinforzi? Lo capisco. In questo caso io mangio uno o due kiwi in base alla fame che ho e vi consiglio di farlo anche voi. A metà mattina un frutto fresco è ottimale, lontano dai pasti, non fermenta e non gonfia la pancia. In particolare adoro i semini del kiwi perché sono pieni di fibre insolubili e quando passano nell'intestino lo solleticano e lo mantengono sveglio e soprattutto attivo. Poi il kiwi è ricchissimo di vitamina C ed ha una sferzata di energia e di antiossidanti con tanta dolcezza. Preoccupati di trovarlo spiaccicato nella borsa? Io lo metto già sbucciato e tagliato in una scatolina ermetica, così posso mangiarlo anche fuori casa. Perché ho scelto le olive? Perché le adoro. È perché, anche se non tutti lo sanno, sono un frutto ricchissimo di nutrienti. Le olive sono alcalinizzanti e regolano il pH, che va sempre tenuto sotto controllo. Verdi o nere vanno bene entrambe per un pieno di antiossidanti e sostanze antinfiammatorie. I benefici derivano dalla oleoeuropeina, un polifenolo utilissimo per regolare i meccanismi molecolari e cellulari dell'organismo. Pensate che questa sostanza è tra quelle che danno i maggiori benefici nella famosa dieta mediterranea. Le olive ci permettono di mangiare dei vegetali in modo facile e gustoso e sono un trucco anche per i bambini o gli adulti che non amano la verdura e la frutta. Come sempre, consiglio di scegliere olive biologiche, meno trattate possibile. Avete visto quanti benefici sono nascosti in questi alimenti? E siamo solo all'inizio. Per conoscere tanti altri consigli come questi, ogni settimana in anteprima a casa vostra, iscrivetevi al canale. Clic! Banana nel pomeriggio. La banana non fa ingrassare e non è pesante da digerire se viene mangiata da sola a metà pomeriggio. Contiene molti idrati di carbonio e fibre. Ha un particolare potere saziante e regolatore del metabolismo. Le banane sono antiossidanti e antianemiche. È un'ottima fonte di magnesio, dà energia, è un rivitalizzante naturale che combatte la stanchezza che nel pomeriggio comincia a farsi sentire. Contiene anche vitamina B,
che fa bene al sistema nervoso e dà calma per affrontare la fine della giornata senza stress. Essendo dolce, la banana ha un duplice beneficio: appaga il desiderio di dolci, quindi tiene lontani da snack pieni di zuccheri e grassi e schifezze, e fornisce triptofano, che è un tonico naturale per lo stato d'animo e l'umore. Certo, è un alimento tropicale, ma se lo scegliamo biologico e non trattato possiamo ottenere il meglio da questo dolcissimo frutto. Attenzione però, per mangiare la banana nel pomeriggio bisogna avere digerito il pranzo prima, se no resta sullo stomaco. E il modo più veloce per sbucciarla? Come fanno le scimmie, naturalmente. Al contrario. Carote per la cena. Che succede, amico? Le carote sono un ottimo alimento da includere nella cena. Sono ottime sia crude che cotte. Sono ricche di antiossidanti, in particolare vitamina C e beta-carotene per la salute della pelle, e di vitamina A per la vista. Lo sapete che la vista è il senso più utilizzato e iperstimolato nella nostra era digitale? Quindi alla sera fornirgli la sostanza di cui ha grande bisogno, come la vitamina A, è sicuramente molto utile. In questo caso è meglio la carota cruda, le cui vitamine e minerali restano intatti. Ma siccome la vitamina è liposolubile, bisogna sempre accompagnarla a dei grassi buoni, come l'olio di oliva. Se volete usare le carote come amiche dell'intestino, potete farle cuocere, bollite, saltate in padella, nei passati o nelle vellutate di verdura. Contengono fibre e pectina che creano massa nell'intestino e lo aiutano a pulirsi ed essere puntuale al mattino. Allora, ricapitolando, per mangiare in modo intelligente e vivere una giornata piena di energia dalla mattina alla sera: mandorle a colazione, kiwi a metà mattina, olive a pranzo, banana a merenda e carote alla sera. Non è difficile inserire questi alimenti, potete portarli da casa o trovarli in qualunque bar o chiederli in qualunque ristorante, e a casa potete anche spacciarli ai vostri cari facendo finta di niente. Mettete in pratica questi consigli e condividete il video con parenti, amici, colleghi e sui social, così diventerete anche voi portatori sani di salute. Scrivetemi qui commenti, dubbi, domande, rispondo sempre volentieri. Mettete un bel mi piace, tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!